Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi la batteria Bolk usata in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai la batteria a destra del compartimento del motore. Solleva il coperchio della scatola di plastica sopra la batteria, spostando le linguette di fissaggio. Usa una chiave a bussola e una bussola da 10 per sbloccare il bullone di sostegno dei cavi del morsetto positivo. Finisci di svitare a mano, poi rimuovi due cavi elettrici. Stacca i cavi dalle loro guide. Stacca il cofanetto e mettilo in una posizione che non ti sia d'intralcio nei passaggi successivi. Solleva la copertura in plastica in basso a sinistra per accedere al morsetto. Solleva il blocco di fissaggio del morsetto e poi estrai il morsetto. Per rimuovere il coperchio della scatola della batteria, tiralo verso l'alto per sganciarlo, poi verso di te per estrarlo. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per sbloccare il morsetto negativo e rimuovilo. La centralina ti impedisce di accedere al sistema di sostegno della batteria, quindi devi rimuoverla. Per farlo, afferrala bene e tira verso l'alto e dopo averla liberata, falla ruotare e appoggiala sul lato perché non ti sia di impiccio nei prossimi passi. Con una chiave a bussola, una grande prolunga e una bussola da 10, svita il bullone e rimuovi la placca di sostegno della batteria. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Apri la copertura in plastica della batteria, poi rimuovi la batteria. Gratta l'interno dei morsetti con carta vetrata per togliere lo strato di ossido bianco ed evitare avarie sul lungo periodo. Prendi la nuova batteria. Cospargi i morsetti con grasso ramato per migliorare il contatto con i cavi e contemporaneamente limitarne l'ossidazione. Inserisci la nuova batteria premendola bene contro il suo supporto. Rimetti a posto la placca di sostegno della batteria e stringi con la chiave a bussola. Rimetti a posto la centralina facendola scivolare sui suoi supporti. Normalmente deve essere ben fissata contro la scatola della batteria. Rimonta il morsetto negativo e, tenendolo ben bloccato sul terminale, avvitalo con la chiave a bussola. Rimetti a posto il coperchio della batteria, inclinandolo verso avanti per farlo entrare e poi facendolo ruotare verso il basso per incastrarlo. Rimetti a posto il cofanetto in plastica facendolo scivolare verso di te nel suo alloggio. Rimonta il primo cavo. Stai attento a posizionarlo correttamente nel suo invito sulla scatola della batteria. Il secondo cavo è collegato al morsetto positivo. Devi farlo passare nella guida anteriore e fissarlo alla piastra. Per finire, stringi con una chiave a bussola, poi chiudi il coperchio. Riconnetti il morsetto positivo. Basta spingere in giù la leva di fissaggio. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.